La musica per stare ancora insieme, insieme a chi non c'è più. L'amministrazione comunale di Pescara, sotto la direzione artistica del maestro Gianluigi Fiordaliso, in collaborazione con la Favola Bella, ha coinvolto musicisti da tutta Pescara, oltre ai violoncellieri, hanno abbracciato questa iniziativa perché le note si accompagnino ai fiori e alle preghiere nei cimiteri. Quanto alla viabilità, oltre al bus navetta gratuito a Colle Madonie e alla pulizia dei cimiteri di Colle Madonne di San Silvestro, dice l'assessore Maria Rita Carota. Quindi i cimiteri che abbiamo visitato io e il sindaco già qualche giorno fa si presentano puliti, ordinati e accoglieranno sicuramente i tanti visitatori che soprattutto in questo periodo dell'anno si recano in maniera più intensa a trovare i propri cari. E proprio per questo, come Comune di Pescara, abbiamo replicato l'iniziativa di istituire un bus navetta che consente ai visitatori, già lo ha consentito per lo scorso fine settimana, ma lo farà anche per il 1° e il 2 di novembre, di raggiungere il cimitero di Colle Madonna attraverso un mezzo di tua. Purtroppo non è stato possibile utilizzare gli stessi mezzi di tua per il cimitero di San Silvestro a causa proprio della conformazione e della viabilità della zona. E per questo siamo un po' rammaricati. E poi quest'anno proponiamo come amministrazione comunale una iniziativa nuova, un po' particolare, perché ho voluto unire le due deleghe che mi sono affidate, quella dei cimiteri con quella alla cultura, per proporre dei concerti che verranno eseguiti all'interno dei due cimiteri durante tutto il mese di novembre. Esattamente il sabato pomeriggio alle 15 si partirà il primo sabato a Colle Madonna e poi il sabato successivo a San Silvestro e poi di nuovo nei due sabati successivi, prima a Colle Madonna e poi a San Silvestro, dalle 15 con un'ora di musica.